Buongiorno amici di Urbex e Oltre, eccoci qua per un'altra esplorazione barra indagine paranormale. Oggi ci troviamo in Emilia Romagna e ci accingiamo a visitare una nuova villa. Niente amici, adesso io lascio la parola alla mia collega Milvia che vi dice quello che sappiamo, dove siamo e quello che sappiamo di questo luogo. Ciao a tutti ragazzi, allora siamo nella Villa dei Busti, così soprannominata. Dobbiamo sempre ringraziare Jennifer e Claudio del canale Non Solo Urbex perché è sempre una loro segnalazione. Una villa un po' particolare perché è chiamata dei busti proprio perché all'interno c'erano due busti di marito e moglie e mi sembra che non ci siano più questi busti. Dovrebbe esserci anche un'urna funeraria, vediamo se c'è o se anche quella è sparita. Non si sa tanto di questa villa, allora abbiamo visto un attimino del calendario, per il momento abbiamo una data 1985. Allora, quello che ho saputo, sempre tramite il canale di Claudio e Jennifer, che probabilmente erano due persone che lavoravano in farmacia. Vediamo un pochino da quello che troviamo, se riusciamo a tirar fuori qualcosina. La vediamo sempre sul piano urbex, urbano, e poi proviamo con qualche interazione sul paranormale. Quindi seguiteci e andiamo alla scoperta. Ok amici, allora il primo calendario che abbiamo trovato ancora appeso, dicembre 1985, cioè la mia data di nascita. È un bellissimo camino. Va, qua è già più, ancora più vecchio, va. Abbiamo 1980. Comunque vabbè, dall'85 vuol dire che fino all'85 già continuavano a essere qua, quindi l'abbandono può essere di 39 anni, per il momento, se non troviamo nient'altro. Ah, guardate che bello, se stessi facendo caso nel camino c'è un disegno di due angeli, di alcuni angeli a cavallo. Sono tipo un carrettino. Sì. Penso che sia marmo comunque il camino, eh? Sì, questo è tutto marmo. Anche per terra è marmo, guardate amici, questo qua è un pavimento che si usava negli anni 70. Lì c'è la foto di una signora, eh? Esatto. Poi c'è una cartolina, ho visto anche vicino. Questa qua. Poi abbiamo il codice civile. Vorrei fare attenzione in alto perché ci sono un sacco di ragnatele che prendono, che tanto le ritrovi in testa. Aspetta che ci tutte ragnatele. Qua però è bello perché vanno le colonne. Tutto in cotto. Cioè bello, eh? Un po' come se fosse una tavernetta qua. Più o meno. Boh. Ovviamente abbiamo acceso la K2 però per il momento. Vero. Dei bambini negli anni 90 più o meno, dalla qualità e dalle mode dei tempi, amici. Anni 90 però sono. C'è questo? Un liquore. Mi serva del certosino. Spuma del certosino.
una vecchia cigarette. Il mulino del Po. Abbiamo qualche disegno. Un disco in vinile. TV Amici della Siemens, Università degli Studi di Parma. Sono tutte le bottiglie e i liquori. Sì. Se siete qua, ce l'avevamo anche noi, mi ricordo. Se poltroncine qua, vedevo anni 60. C'era anche mia mamma, frosse proprio. Subito la cantina dei vini. Ok amici, allora qua RF in mano, zero attività. Ho usato una porta. Il naftalina c'è. C'è un odore? Ma io non sento niente per me. Io sì, tipo naftalina. Questo sarà il classico odore della delle cose vecchie, però. Però sembra un sacco di roba dentro, eh. Ecco Rodino, non è che è stappato. E poi sono diventati arancioni. Non lo so, ho preso il colore secondo me. Rodino. Non c'è scritto la data, però mi sembra negli 80 questi, eh. C'era scritta sì, ma non ci voglia di toccarli. Eccolo cos'è, carbonato di potassio, qua c'è qualcosa che hanno buttato. Eh? Onore. Farmaco. Ok amici, allora io mi sono messo i guanti se devo toccare qualcosa, perché qua c'è tanta roba. Unica cosa che vi posso dire, c'è un odoraccio tipo naftalina, un odoraccio forte, veramente, che è difficile respirare qua dentro. Penso sia qualche sostanza che è stata rilasciata all'interno del locale, però veramente fastidioso. Qualche carta. Il mulino del Po. Quanti, un sacco di copie c'è del mulino del Po? Ma magari è una cosa appuntata a la ricerca dei prodotti cosmetici perduti. Questo c'ha il trucco dell'antico Egitto. Dove? La ricerca dei cosmetici. Perché biblioteca moderna, saranno più libri.
probabilmente. Non penso che era lo stesso, però. Gengis Khan. Amici, anche lui portava anche un bel marmo. Questo è un disegno della, di Parma antica. Questo penso amici che sia il proprietario. Uccelli di rovo. Non mi ricordo, questo era un film abbastanza datato. Non lo ricordo questo film, questi attori qui, mi sembra che l'hanno fatto del film. Ci sono ancora le sigarette. Ragazzi, ho sentito per un po', si è attivato l'RF, non ho fatto in tempo a vederlo. Si è attivato l'RF. Wow, ho trovato un pezzo, un foglio di un giornale del Corriere della Sera del 27 luglio 1956. L'Andrea Doria affonda nell'Atlantico, speronata nella nebbia da una nave svedese. Eccola qui. Questo, amici, è sempre un argomento che ho trattato nel video del Museo del Mare di Genova, in cui viene trattato l'affondamento di questa nave. Non avrei mai pensato di trovare il giornale riguardante questo articolo. Originale del 1956, l'affondamento della creatoria. Ma qua c'è anche la Gazzetta di Parma, un giapponese autore della strage. C'è anche la Gazzetta di Parma. Battistero di Parma. Quello che piaceva, roba di arte. Questo cos'è che è? Le preziose collezioni degli antiquari. Monastero di San Paolo. Tanti da idiota, quali sono? Bello però. Cavolo.
corretto, ok, tutta roba di arte comunque. Battistero di Parma. Volutare. Mi sa che sono loro, sai. Questo non capisco se è lui già giovane o se è il figlio. Mentre qui c'è la signora e il signore, però sì, non... anche all'ingresso c'è la signora. Cioè non corrispondono alle statue. E ai busti che non ci sono più. Ma cos'è che c'è scritto? Magari non senza... è... sono senza. Allora. Ministero della Pubblica Istruzione. Decreta che cosa? Allora, venuta dalle leggi di istruzione universitaria propone RD 31 agosto 1933, numero 592, valutata il 3 dicembre, dottor, mi sa che la laurea, diventata la libera professione clinica della farmacia, eccola qua. Okay. Quindi lui? Sì, ok. Della chimica farmaceutica applicata. Libero professionista. Ma decreta? Cosa che c'è? Decreta? Dove? Sotto. Decreta? Qua. Qua. Presso l'Università degli Studi per un... Ah, ok, dov'è? Ok. 3 febbraio 1971. Sì. Dobbiamo vedere le foto. Magari il figlio, boh. Perché questi sono più, cioè questo è un po' più recente, nel senso, sì. Può essere appunto 60. Quella li vedo più indietro. E anche quella lì la vedo un po' più. Sì. Che questo sia quello diventato. No, non è impossibile. No. Cioè, assomiglia più alla signora, però, sai. Qualcosa... Ma è il figlio. Il figlio, guarda, c'ha proprio lo stesso lineamento del volto. Molto somigliante allo sguardo. C'è lui che c'è anche all'ingresso. Sì, ce ne sono parecchie di foto di sto signore. Ma anche di questa signora qua, forse era sopra dal camino. Sì, io non credo uscire dalla cucina, dischi, grammofono era quello. Ti ricordi quello, sì, quello vecchio che aveva la puntina da me? Sì. Quello era il grammofono. Ma mo fanno sono i piedi del Novecento. Sì. C'è la pasta. La gancia. Cioè, scusa, che l'ha messa lì la pancia così? La gancia. Dai. Reggia Villa d'Acqua. Abbiamo la cucina, amici, non entro neanche perché è veramente ridotta male. Wow, fa veramente impressione. Non proprio c'è la sporca proprio. Certo, faccio troppo schifo. Proprio bruciata. Proviamo ad andare di sopra. Sì. Sembrano buoni i soffitti perché li ho guardati. Non è male. Sono anche i lampadari. Deve avere 3 piani se non sbaglio, strumenti zero. No, se funziona quando io ho messo le mani nel cassetto qui, si è attivato per una frazione di seconda la verifica, che è suonata, è arrivata al rosso. Poi basta. Ok amici, adesso saliamo su, vediamo un po' cosa c'è. Però quello che posso segnalarvi è che mentre io stavo toccando quel cassetto si è attivato l'RF per una frazione di secondo. Poi può suonare al rosso che me ne sono accorto perché neanche guardavo. Poi è sparito tutto. È l'unica anomalia che ho trovato. Mamma mia, addosso sì. E poi mi sa che c'era tipo qualche cosa che hanno sfondato, visto? O c'era tipo una cassaforte. Adesso sono buone. Ma perché maschera? Dove ci sta? Ah, è vero. Che poi l'hanno messa alla finestra, uno che viene da fuori se la vede, no?
Dopo gli faccio la foto. Infatti cosa fa? L'avevo già vista in giro da altre parti, questa maschera qua. Maschera cinese. La cinese, yes! Sono messa lì vicino alla finestra, ricoperta di... I grandi... Che puzza di... Di cosa? Di gatta? Non lo sento. No, qua si sente. C'è la muletta? No. Sempre male. Questa volta ho sfondato la porta proprio. Qua. Going nuts. Eccola qua, la signora del lavoro. La signora? La farmacia. Sì, un laboratorio proprio di chimica. Gente oggi. Mina. 74. Tanto bene e tanto male. Mina 74. Tanto big e tanto magro. Buon talco. Qualche cosa. Sai che lei... Cos'è il signore che c'è giù? 1955. Quello in mezzo, per quello che la... Sì. Allora non riesco a riprendere quello. Questo è il signore che c'è giù e questo è l'altro, tutti e due. Quello giovane e quello sì. Vecchio? Sì, quello vecchio è qua, primo. Quale? Quello più giovane è qua. Il vecchio è quello lì in mezzo. Esatto, no, questo. Eh sì, quello lì. No, questo è quest'altro qua. Anno 1957. Soldato. Sanremo, Piazza del Mercato. Certificato. Porto d'armi, amici. Ma vedi che anche qua c'è qualcosa che gli eventuali si chiama? Per il fucile. Sì, è un porto d'armi questo. È un porto d'armi. Ah, era un porto d'armi, lui c'ha la tessera che era un reduce della guerra. Ha combattuto la guerra. E lui c'ha tutti i fucili. Potesse che magari era anche armato per l'attività che faceva e poteva tenere magari le armi. No. Sì. Quindi hanno messo la scusa di sui danni da lasciare. Probabilmente... E a volte si usava che magari tagliare i campati vengono tenuti. Avrei qualche filo, qualche cosa.
pazzesco, ti ho detto, ah, guarda che roba, tu tiri qua, si apre di qua e di là, pazzesco, sei vuoto, hai capito? Vuoto, basti. Grazie, era. Hai capito? Che tu tiri qua e lo si aprono le sportelline qua e qua. Hai capito? Foto qua. Il signore, eccolo qua. Vedi, mi ha fatto aprire perché l'ho trovato la foto. Se no non me ne accorgevo neanche. Magari voleva essere rimesso su. Cioè, guarda che forte, perché se no mica la beccavo la foto, eh. Il figlio ha controllato dalla beretta. Ok. E aveva una pistola. Però no. Che c'è scritto porto d'armi e tot. Cavolo, però è forte sto coso qua, che tu apri, ta ta ta, che si aprono le altre due. C'è una camicia da notte. La sciura. Papà, tu hai niente? Però io qualcosa sento, eh. Sensazioni fisiche, però non... No, credo dei giolli. L'ho ripresa, sì. Giorno. No, così non lo può lasciare qua dentro, dai. Non male, non lo si trova. Meno male, sono abituato a vedere tutti dei... senza rispetto, senza niente. Questa mi sa la camera. Qua che si puzza di... I tessuti danno questo odore qua. C'è una giacca di pelle. Per quello che senti sto pezzo qua. Qua c'è un po' dell'82. Questo è un altro signore. Poi probabilmente qua vengono dentro anche gli animali, che fanno la pipì, sai, i gatti. Era visto il figlio allora. E secondo me è il figlio, sì. Sì, sì, è il figlio secondo me. Allora, eccoli lì, i busti sono di queste due persone, lui e lei. I busti qua non ci sono più ovviamente. Sono fottuti, che ho vinto qua, però è un po' più conciato. Bella sta foto. Allora io esco perché non riesco a stare più qua dentro. Faccio qualche foto io, vai vai. Mamma mia. Allora amici, allora io sono uscito da questa stanza perché veramente c'è un odore insopportabile, siamo proprio di feci, mamma mia. Addirittura abbiamo sempre le foto, c'è sempre padre e figlio. Era tipo una cabina d'armadio, boh. Sono tutte maschere qua, non so perché, scusa, boh. Una costruzione. Non penso che sia la costruzione di questa casa dove siamo adesso. Non lo so. Ho trovato una foto interessante. Che può essere che sia la costruzione di questa casa. Costruzioni.
abbiamo un libro vecchio della chimica organica. Sì, sono tutte le reazioni con il carbonio. E poi c'è la chimica biologica. Tutti i libri di chimica. Siamo in un'altra camera da letto, invece. Un sacco di stanze a questa casa. Pure collegate. Cappotti da uomo. Questo è un mobilio più antico. ...1954. La caccia. Questa è la foto che era prima, che stavolta è datata 1955. Allora amici, RF volevo segnalare zero attività. Questo è il signore col figlio piccolo. Quindi aveva un figlio. Ma per me sì, quello che si vede per me è il figlio. No, c'è un altro figlio. Quello di seconda foto c'è un altro figlio. Come erano tutti eleganti, comunque quando andavano anche a cenare in famiglia le persone, erano tutti il vestito classico. Tutti eleganti erano. Si usava proprio andare in giro proprio in camicia, eleganti, qualsiasi vita. Dipende quotidiana. Dalla professione che facevi, se erano farmaceste è normale che. Sì, nella vita privata. Capito, tenevi un rigore di vita adeguato. Ma poi che bello questi qua che vecchierete, che mi fa il bacio a mano. Di là proprio c'è buttato sul campo. Devo dargli un'occhiata così. Troppa roba ci sono. Battaglione Genova. Questa è la bandiera di guerra. Un sacco di del 65, 13 luglio 65. Carissimo. Caro. Degli anni 60 questo. Cacca di piccione. C'è cacca di piccione per te. Appunto, mi metto. Che entrano così perché. L'altra camera da letto. C'è la sul. Quella vecchia culla lì. Questi qua sono i vecchi scaldini di una volta, questi qua di legno. Mettevano sotto la roba per scaldare. Poi si bruciavano pure le coperte. Chiamavano i preti. Ok amici, adesso saliamo al secondo piano.
sottotetto questo. Io questo sotto è buono, eh? No, c'è buono. C'è niente comunque. Che sembra non è. Poi è grandissimo, dove vado di qua, per tutti i libri. Sono tutti finiti. Ma quanti giornali di una volta? Sì, ho visto la collezione. Mi sa che questa qua non vuole uguale un pezzetto. Vedi? Questa. E forse l'altro pezzo è quello là. Questa. E l'altro pezzo è quello là. Questa è l'ulma? Secondo me sì. Hanno spaccato. Erano tolto. L'hanno spaccato dal cuore. Non lo so, perché qualcosa stavano facendo di sicuro. Perché lì stavano facendo qualcosa di sicuro? Ma che cosa? Dio Roma. Questa qua è un'altra pezzo. Eh? Deve fare della roba. Dai, ancora lì la roba dell'urna, guarda. Pensavo peggio, nel senso, sapevo, proprio invece no. Mi sembra che non c'è una cosa. Ok amici, allora adesso scenderemo giù, abbiamo optato io e Milvia per fare le bacchette nella sala, vediamo se abbiamo qualche interazione. Ci vediamo dopo, rimanete con noi. All'interno di questa casa c'è qualche spirito o qualche presenza che vuole comunicare? Se sì, chiudimi le bacchette. Ok. Metti le bacchette dritte, per favore. Dritte, se possiamo comunicare, se no non riesco a comunicare. Ma devi portare dritta, se no non riesco. Ancora un po'. Allora, prima di tutto ti ringraziamo, chiunque tu sia, di averci fatto entrare in questa casa, di averla visitata. È una bellissima casa con tanti ricordi. Allora, volevo sapere se hai una presenza, uno spirito che faceva parte di questa casa. Se sì, mi apri le bacchette, se no, me le chiudi. Sì.
Sei un altro tipo di spirito, non facente parte quindi di questa casa. Se sei un altro tipo di spirito che vuole comunicare, chiudimi le bacchette. Non vuoi comunicare? Se non vuoi comunicare, allargami le bacchette. Noi ti salutiamo e ce ne andiamo. Ma sei qui presente? Se ci sei, mi indichi dove sei, così io capisco perlomeno dove sei. Vuoi essere lasciata in pace? Quindi non vuoi comunicare. Se vuoi essere lasciata in pace, chiudimi le bacchette, così noi ce ne andiamo. Devi fare un po' più di sforzo, me le chiudi e noi ti lasciamo al tuo posto. Ancora un pochino. Lo so che ci vuole un po' di sforzo, però. Ok. Se me le rimetti a posto, noi ti salutiamo, ti ringraziamo con tutto il cuore di averci fatto entrare e ti lasciamo il tuo percorso. Noi procediamo per il nostro. Ancora un pochino. Prendi l'energia dalla candela, che hai quattro elementi dentro. Adesso la mano adesso. Ok, perfetto. Va bene anche così. Grazie mille e grazie ancora di averci fatto entrare a nome mio e di Mauro. E ognuno resti nella sua dimensione. Grazie ancora. Ok amici, effettuata la tecnica delle bacchette, ci vediamo dopo per la conclusione del video. Rimanete con noi. Ok amici, eccoci qua per la conclusione del video. Allora, cosa possiamo dire di questa esperienza che abbiamo effettuato in questa casa? Allora, dal punto di vista mio, durante le mie rilevazioni, RF si è mosso soltanto una volta quando ho messo le mani nel cassetto all'ingresso, che il RF è arrivato a rosso a suonare, che ha colto la mia attenzione, però dopo stop, tutto tornato tranquillo e così per tutta la casa. Sensazioni le ho avute in parecchi punti e nulla amici. Adesso lascio la parola alla mia collega che vi dirà il suo punto di vista della sua esperienza qui oggi. Ciao a tutti ragazzi, la casa è bella perché comunque c'è ancora dentro tanta roba, per fortuna. Poi hanno rubato i busti, quelli vabbè, si sapeva che gli idioti devono rubare, peccato perché erano rappresentativi. E anche strutturalmente tutto sommato non è male, cioè non è conciatissima come pensavo. Siamo andati proprio fino sotto tetto, è ancora buona. Presenze, qualcosa secondo me alberga dentro, ma non, o non se ne interessa più oppure non gli interessa comunque interagire con chi viene qua. Probabilmente magari alcuni si comportano bene, alcuni si comportano male, però bella, mi è piaciuta, una bella casa, meno male perché ogni tanto troviamo ancora qualche casa da poter vedere determinate cose che ultimamente vediamo quando ormai sono passati, che hanno portato via quello che più non posso. Quindi per me è positiva, positiva, dai, vi aspettiamo con una prossima indagine. Ok amici, noi come sempre vi ringraziamo di aver seguito questo video e ci vediamo qua per un'altra avventura qui su Urbex e Oltre. Alla prossima! Thank you.
Ciao a tutti amici di Urbex e Oltre. Eccoci con la lettura per quel che riguarda la villa, casa, dimora dei Busti, vediamo un po' di chiamarla come vogliamo. Questa casa dove appunto all'inizio c'erano dei busti dei proprietari, però purtroppo sono stati rubati e quindi non ci sono più. Comunque vi abbiamo messo le foto di modo che possiate vedere come erano questi busti. Allora, io mi sono avvalsa dei tarocchi e di un oracolo. L'oracolo è le carte della strega, non ce l'avevo sott'occhio. Ho preso questo oracolo perché volevo vedere un attimino, siccome la presenza qua della proprietaria, che era lei stessa una dottoressa in farmacia, la chimica, la vedo un po' come una persona comunque che può fare determinate cose e mi sono avvalsa proprio di questa carta delle streghe ed è uscita la sfera di cristallo che ci parla proprio di intuizione. La vibrazione è il chakra del terzo occhio e le parole chiavi sono intuizione, visione, divinazione. Ora, la sfera di cristallo è uno strumento di divinazione molto noto e amato. La si ricava dal cristallo più trasparente ed è usata per scavare nella psiche e predire il futuro. Per favorire la chiaroveggenza va disposta su un panno scuro in una stanza debolmente illuminata. Ecco, una cosa che a noi può essere di interesse è che la carta in pratica ci dice che è il momento propizio per poter realizzare qualsiasi progetto e potenzialità. Però ci dice anche, ci mette un attimino in guardia perché dice talvolta una visione chiara può condurre all'isolamento. Questo non va sempre bene, infatti dice unitevi a coloro che seguono le vostre vie, così come le diverse gocce d'acqua confluiscono in ruscelli e fiumi per dare vita poi a un solo oceano. Quindi di stare assieme alle persone comunque che la pensano come noi. Ed è un inizio di un qualcosa, comunque ci pone proprio a dire la realizzazione di un progetto, c'è cioè la potenzialità. Questo è avvalorato proprio dalle carte dei tarocchi, perché comunque oltre all'arcano maggiore numero 3 che è l'imperatrice, sono usciti anche altri arcani, di cui l'asse di coppe e il 6 di spade. Ho voluto prendere una carta in più, perché il 6 di spade è praticamente un viaggio verso un qualcosa. Ok, ma un qualcosa verso che cosa? Quindi ho estratto un'altra carta ed è uscito il 9 di bastoni. La cosa bella praticamente è che con l'asse di coppe ci parla proprio di un inizio, di un qualcosa di bello, proprio sul piano dell'emozione, quindi tutto ciò che scaturisce proprio dall'apertura del nostro cuore. C'è una rigenerazione proprio in atto, c'è qualcosa che deve nascere, quindi ci dà questo consiglio. Ok, la potenzialità ce l'hai e c'è qualcosa che sta per poter essere portato a termine. Inizialo, portalo avanti. Questo è avvalorato proprio dall'imperatrice, la carta numero 3 degli arcani maggiori, perché l'imperatrice è proprio colei che genera, ci parla quindi di un'energia creativa. È colei che con le sue grandi capacità e la sua caparbia volontà è proprio in grado di dare vita a tutte le cose. È proprio il principio della creazione, l'imperatrice. Questo avvalora proprio l'asso di coppe, che dice qualcosa sta iniziando, lo puoi fare perché c'è l'imperatrice che ti dà proprio questa energia. La carta dopo è un 6 di spade, ci parla quindi di un viaggio, invita quindi al movimento. Quindi da un punto si va verso un altro punto. Il problema quindi ora che sussiste è riusciremo a superare questo punto, arriveremo dall'altra parte. Qui vediamo che ci sono anche le acque, da una parte ci sono le acque più turbolente, dall'altra parte ci sono le acque più calme. Quindi questo viaggio comunque anche se va fatto è probabile che si trovano in mezzo dei problemi in questo viaggio. Quindi cosa facciamo? Ci fermiamo? Non ci andiamo? Andiamo avanti lo stesso? Affrontiamo il problema? Bisogna andare, in ogni caso bisogna muoversi, non si può restare fermi. È l'inizio proprio di una situazione nuova ed è la necessità che ci dice quella di essere forti, dobbiamo essere forti perché in questo caso potremo approdare dall'altra parte. E questo è avvalorato infatti dalla carta che poi ho estratto ancora perché ho detto ok, si va dall'altra parte, ma in che senso? Nel senso che con il 9 di bastoni ci parla proprio che questo andare dall'altra parte comunque è un momento di attesa. Quindi
Bisogna essere però pronti per affrontare qualsiasi eventuale sfida che verrà verso di noi. Ci siamo quasi arrivati alla meta, però ci vuole ancora della pazienza e bisogna restare sempre in guardia, proprio come vediamo la persona del 9 di bastoni che è in guardia verso qualche cosa, quindi sta guardando proprio verso la carta del 6 di bastoni delle persone che sono in viaggio, pronto proprio per dire ok, io sono pronto, se succede qualcosa comunque sarò in grado di affrontare questo problema. Quindi in pratica questa villa cosa ha voluto dirci come consiglio? Ha voluto dirci che qualcosa comunque è in atto, c'è qualcosa che si sta rigenerando, qualcosa che si può portare a compimento, progetti, possono essere di qualsiasi tipo, ovviamente può essere progetto sentimentale, progetto di lavoro, progetti di lavoro, vari tipi di progetti, dipende proprio dalla persona cos'è che sente dentro di sé. Nel mio caso un po' come per dire, ok, c'è qualcosa che può andare avanti, portalo a termine, perché comunque hai la potenzialità, non fermarti comunque nel viaggio, anche se trovi delle difficoltà, perché alla fine ci sei quasi, siamo verso un 9 di bastoni, ci siamo quasi. Devi soltanto essere in grado di affrontare questi problemi e probabilmente magari ci vuole anche un attimino di tempo, perché parla proprio di un'attesa. Però tutto porta al fatto che comunque ce la si può fare, si può arrivare a compimento di quello che ci si era prefissati. Sono delle belle carte, ci hanno dato una buona indicazione. Una casa particolare, non c'è stata molta interazione anche con le bacchette, probabilmente magari può anche essere che non stazionano più dentro loro e magari sia stata un'energia di passaggio quella che ha un attimo comunicato con noi. Però è stata interessante perché la casa è veramente bella, non è vandalizzata tantissimo, quindi ne valeva veramente la pena. Io con questo, ragazzi, vi saluto e vi aspetto alla prossima lettura. Ciao a tutti!